Leggi sempre più restrittive, limitazioni sempre più severe. Per gli appassionati di fuoristrada la vita si fa sempre più difficile, ma la soluzione potrebbe essere una vera fuoristrada elettrica. Viene da qui l'idea che ha portato alla nascita di Tacita, la prima vera off-road elettrica completamente italiana. Tutto è nato nel 2009, dopo una vita trascorsa nei rally e nei motorelli, ho preso una moto elettrica e ho provato una moto elettrica che allora era sul mercato. Il nostro progetto nasce da un foglio bianco, quindi noi abbiamo deciso di disegnare il telaio sulle esigenze di un motore elettrico. L'unico prerequisito che io ho dato era quello di avere il cambio, perché la moto fuoristrada col cambio è più divertente e soprattutto il cambio aiuta a demoltiplicare la coppia quando ti serve per arrampicare, nello stesso tempo per avere una moto molto agile quando vai in velocità. Quindi abbiamo un cambio a 5 rapporti con frizione idraulica e abbiamo deciso di avere raffreddamento a liquido per avere una costanza di prestazione. Costanza di prestazione significa nel motore elettrico anche un aumento dell'autonomia e del range, perché il motore elettrico più scalda più consuma, è un circolo vizioso. Il motore elettrico che è costante nella sua temperatura, sia il motore che il controller, garantisce una maggiore durata delle batterie. E se l'energia sta per finire, va anche in riserva. Quando arrivi al 20% di autonomia residua, noi tagliamo la potenza alla moto e la facciamo andare come una bici elettrica, quindi più o meno ai 25-30 all'ora, molto piano, però garantiamo un'autonomia più o meno di 10 km. Come tutte le moto elettriche, Tacita punta forte sulla connettività ai massimi livelli. Il cruscotto? Basta uno smartphone. Ti consente di visualizzare tutti i dati della moto, stato delle batterie, consumo o rigenerazione, perché abbiamo due mappe di velocità e due mappe di frenata. E soprattutto una funzione che è questa, SMS to Service, che ti consente di avere un rapporto diretto con noi e semplicemente con un SMS tu mandi lo status della moto in quel momento. Quindi sia lo status delle singole celle che compongono il pacco batteria, come vedi, sia lo status dell'inverter e del motore elettrico. In questo modo il cliente che vuole essere un amico per noi, può ogni volta che va in giro, comunque nel caso avesse un problema, non deve telefonarci e descriverci tutto quello che è successo, ci manda un SMS e noi abbiamo la foto della moto e di tutti i componenti in quel momento. Incuriositi, sappiate che Tacita è già in vendita.